Buongiorno signore e signori, siamo arrivati al cartello di Las Vegas. Welcome to Fabulous Las Vegas, Nevada. Oggi l'obiettivo è fare un tour di tutta la strip, Las Vegas Strip, dove ci sono tutti gli hotel fighissimi, tutte le cose, guardarsi la maggior parte delle attrazioni, quelle aperte al pubblico. Sono buissimo, mi vedete? Ok, ora mi vedete. Guardarci tutte le attrazioni aperte al pubblico, fare cose fighe. Ci vorrà un po' perché sono tipo 10 km a piedi e poi ti devi fermare e fare le cose. Quindi siamo qui a Las Vegas. Ciao Las Vegas, ci vediamo alla prossima. Oh raga, il carburante. Per carburante Candy Dry. Cazzo è sta roba? Ragazzi, siamo dentro un supermercato piccolino, la gas station, e poi vediamo cosa da mangiare. I biscotti fighi. Però mi sa che qualcosa di salato. Ma qui te lo devi fare da solo, tipo, non l'ho capito. Ragazzi, vi spiego, voi prendete da qui questo, poi venite qua e vi mettete le cose che volete. Io ho messo un po' di questo, un po' di roba. Poi c'è anche un bastoncino di carne secca da mangiare. È da provare. Diamo un morso, posso appoggiarmi da qualche parte? Mi appoggio qui un attimino. Mica questa pensa che sa cosa sto facendo. Assaggiamo. Tipo quello del McDonald's, però ho pagato tipo $2. Ragazzi, Las Vegas uguale lusso. Lì è dove andremo a vedere lo spettacolo di David Copperfield all'MGM Grand. Questo è uno dei primi hotel che ci sono a Las Vegas. È a tema Artù, tipo fiabe e cose di questo tipo. Là c'è anche una torre, non so se la vedete. Comunque, appena mangiato quel mini salamino, dietro c'era anche tipo un po' di formaggio, era piccante. Ci sta, però. Io divento obeso qua in America. Questo invece è di Sasha, l'ha comprato Sasha. Sono tipo fette di salame. Ragazzi, provate solo a immaginare quanto ha pagato Snapchat per comparire sulla facciata del Luxor a Las Vegas. Oh, prostitute! Però stare in mezzo al deserto, che a casa ci sono meno 3 gradi a casa mia, è bellissimo con il sole. Sì, cazzo, sì! Che bello! Ora tiro fuori anche gli occhiali da sole. Cazzo sì! Oh, la sfinge! Che bellina, c'è una bellissima sfinge! Che bella espressione che ha, guarda, si fa di acidi. Qui c'è anche un bell'obelisco. Ora stiamo vedendo se il tram è davvero un tram. Beh, intanto sei gratis, però non vedo gente che scannerizza biglietti o roba del genere. In teoria ci porta, andiamo dalla guida. Allora, è un tram che fa tre fermate: Excalibur, Luxor e Mandalaya Bay. Però, cioè, l'Excalibur deve essere quella che ho usato prima con il castellino. Luxor è quello dove siamo ora, e Mandalaya Bay dovrebbe essere relativamente vicino, non so bene dove. È quello il Mandalay Bay, quindi è un tram che è relativamente inutile, non serve a molto, meglio farselo a piedi. Ah, ma è un centro commerciale allora, scialla. Qual è che facciamo in questo centro commerciale? C'è anche la piscina, signore e signori. Ah, c'è il Titanic, scialla. E Leonardo DiCaprio dov'è? Sarà andato a cercare l'Oscar. Oh, regà, sono fatti fagottini anche in America. E ora si sale sul tram e si va a comandare, più o meno, un po'... Beh dai, ci sta. Available on the App Store. Cosa? Candy Crush? No, per... Ah, ci sono le fish. Ok, per scommettere e perdere soldi. Che bello. La buca di Beppo. Alla buca. Alla buca di Beppo. Via. Andiamo. Ma non c'è niente qua, sono esterni. Ma io ho visto sulla foto che c'è il castello da qualche parte. Devi guardare da fuori. Usciamo? Voglio il castello. Ecco il castello! Ragazzi, abbiamo preso l'aereo e siamo tornati a New York. Guarda, c'è l'Empire State Building, c'è la Statua della Libertà proprio lì. Ah, gli faccio l'edico. Ma... classico americano. No, guarda com'è stabilizzata la mia videocamera. Sembra che non sto neanche salendo le scale. Stai salendo le scale mobili. Non è vero. Perché sei sempre più basso? È scomparso Stefano. MGM Grand. È famoso per i spettacoli, non è che... Justin Bieber. Ragazzi, visto che io non ho 21 anni e non posso bere, non posso giocare nei casino, quindi i miei soldi non posso sprecarli così, ho deciso di sprecarli in maniera più consumistica e quindi ho comprato... compro cazzate essenzialmente. Ah! Non ce l'ho più. Accendila. No, perché c'è la luce. Ma non vi siete chiesti perché la sua fotocamera è stata presa da qualcuno mentre lui ce l'aveva in mano? Cioè...
Dovevo anche chiedervelo. Lascia un like. Ciao. Insomma, sto comando cazzate. Evita lo youtuber all'estero. Ma cioccolato ne abbiamo? Ragazzi, c'è un muro di M&M's. Ora siamo dentro il palazzo delle M&M's, ho trovato quel Pokémon, come si chiama? È quel Pokémon lì, sì, esatto. Il Coca-Cola Store. È tutto Coca-Cola. Ok. Ma cosa stai facendo? Ma posala, posala. Vergognati, posa. Faccio una cosa sola. Foto con loro. È strafattissimo quest'orso. E ovviamente, signore e signori, tappa obbligatoria. Ragazzi, di tutto all'improvviso siamo a Parigi. Figo. Caesars. Che con il font che sembra quella degli anni 2000 che usavano nel web 1.0. E di qua c'è il Bellagio invece. Io sto morendo di freddo. Però ecco qui, questo è il Bellagio. Arrivano in cielo, tu non hai proprio idea di cosa succede. Stasera non hai idea cosa succede. Che figata, raga, questo è quello di Una notte da leoni, il Caesars. Uccello di Las Vegas. È dove hanno registrato alcune delle scene. Vabbè, di Una notte da leoni. Non si fa illegale. Fa effetto, ragazzi, stare in un posto dove hanno registrato delle scene di alcuni film. Poi ovviamente tipo la scena del tetto, delle cose, non penso l'abbiamo registrata qui davvero. Però la scena dell'arrivo e della partenza sono relativamente sicuro che le abbiamo registrate qui. E oh mio Dio, è figo. Cosa? Ragazzi, ho comprato anche l'accappatoio del Caesar Palace. È fighissimo. Siamo al Mirage, dove c'è uno spettacolo che fa praticamente eruttare un vulcano. E quindi ora scialla. Devo solo trovare una buona posizione, però è tutto pieno. Siamo in un ristorante che vende pesce a prezzo del mercato e te lo cuoce e tipo ci mette roba strapiccante. E... sembra un bambino. E poi dovrei fare le col bambino, con la tovaglietta sulle gambe. E la camera lì sarò ingoiato. La camera lì sempre. Siamo nel deserto, io non capisco com'è possibile aver trovato così tanti crostacei. Cos'è? Mamma! Alien vs Predator, quello lì? Qua dentro me lo mangio, Fai due dita così. No, lì no, devo solo succhiare. Ragazzi, abbiamo mangiato come dei porci. Oddio, io neanche tanto. Però c'è chi... cos'è questa cosa? Figliolo, mangia. No, grazie. No, figliolo è lui adesso. Figliolo, nutriti. Che cazzo vuoi? C'hai più padri che madri. Io sono il nonno. Sembrano quei granchi di Apply. Non è possibile. E invece sì. Questo, ragazzi, era un King's Crab. Vi farei vedere la gamba intera, ma non so se è possibile. Era più grande della mia spanna, signori e signori. Era tipo due volte la mia spanna, una gamba di questa. Troppo piccante. Ho le labbra incendiate, ragazzi. Troppo piccante. Fanno interdire l'appartamento. No, mi deve veramente mettere troppo piccante. Ecco, Sasha deve ancora finire, quindi non vi farà vedere una zampa, una gamba di King Crab. È una bella zampona. Ok, dai, due spanne e mezzo. Sì, cos'è? L'artiglio. Io non riesco a piegarlo così, mi fanno male le mani. Ci c'ha gli spuntoni. Troppe. Figliolo. Penzola. Oh, penzola, lezzo. Questa stagione un pezzo piccolo poi. Giusto per rendere l'idea, ci sono secchi, con dentro sacchi di pesce, con dentro altro pesce. Sono delle marionette, quelle là,
Non lo so. Siamo tornati a casa e qua dormono tutti. Io sono ancora a lavorare a fare video, ma qua dormono tutti. Ma proprio tutti, eh. Sono Vegas e Sasha. Non mi sentirete mai nella vita. Per questo video è tutto. Io vi saluto.